Eccoci qua, amici, in una giornata qui a Trento dove non so nemmeno il tempo che cacchio deve fare. Mi ha costretto quindi a non andare nel luogo dove dovevo andare stamattina. E vabbè, sarà, vuol dire, sperando che domani il tempo è migliore. Parliamo di Serie B, i risultati del 22° turno disputato ieri, ma che si concluderà questa sera con i due posticipi, che saranno alle 19 Regina Entella e alle 21 Chievo Reggiana. Ma ieri abbiamo avuto Ascoli Frosinone 1-1, Cittadella Cosenza 1-1, Empoli Pescara 2-2, Vicenza Monza 1-2. Lecce Brescia 2-2, stesso risultato per Pisa Salernitana, Spal Pordenone 1-3, Venezia Cremonese 3-1. Prima della classifica andiamo a denunciare il prossimo turno, il 23esimo, che già inizierà praticamente tra 2 giorni, con l'anticipo Monza Pisa alle ore 21. Poi al sabato Cremonese Lecce, Pescara Venezia, Pordenone Cittadella, Salernitana Vicenza, Spal Empoli, Entella domenica però, Entella Frosinone, Reggiana Ascoli, Brescia Chievo, posticipo dal Monday Night Cosenza Regina. Per quanto riguarda la classifica, ovviamente con le quattro compagini impegnate questa sera con una gara in meno. Abbiamo in testa comunque l'Empoli a quota 43 punti, che nelle ultime 5 partite ha pareggiato 3 gare, tra cui 2 di fila. Il Monza, secondo a 39, ritorna alla vittoria dopo 2 pari di fila. Terza la Salernitana a 37 punti, che non riesce a ritrovare la vittoria. Stessa cosa per il Cittadella a quota 36. Chievo che giocherà stasera a quota 36 punti, tanti pareggi nelle ultime partite. Spalla a 35, appunto sconfitta nell'ultimo turno. Venezia a 35, filotto al momento di 2 vittorie di fila. Lecce a quota 32, Lecce ovviamente in fase purtroppo calante, con 3 pari nelle ultime 5 partite, tra cui anche nel bel mezzo una sconfitta e una vittoria però lontana dal 16 gennaio in casa della Regina. Posizioni diciamo al di fuori dei playoff: Pordenone a 32, Frosinone 29, Frosinone in crisi e non riesce a vincere, Pisa 28, più o meno stessa cosa, stesso ragionamento del Frosinone, Vicenza 25 che dopo aver trovato la vittoria in quel di Pordenone, purtroppo, come abbiamo già detto, è decaduto in casa contro il Monza. Brescia 23, 2 pari di fila e poi prima di questi 3 sconfitte di fila. Cremonese 23 punti, sconfitta nell'ultimo turno, appunto, dopo la vittoria in casa contro il Pisa 2-1. Cosenza 22 punti, 2 pari di fila, 4 nelle ultime 5 partite, nel bel mezzo una vittoria in casa dell'Entella 2-1. Zona spareggio playout, Regina 22 punti, che nell'ultimo turno però ha vinto a Pescara 2-0. Ascoli 21, che appunto pareggiando contro il Frosinone ha interrotto però la serie delle 2 vittorie di fila in casa del Lecce e in casa contro il Brescia. Zona retrocessione in Serie C, la Reggiana quota 21 punti, anche se nell'ultima gara ha vinto in casa contro l'Entella 2-1, poi sconfitta in casa del Pisa e poi altra vittoria però in casa contro il Vicenza, però un po' diciamo non c'è costanza per quanto riguarda la Reggiana. Entella Pescara 17, ovviamente in fase abbastanza critica,
Anche se per esempio l'Endala si ritrova nelle ultime 5 partite con 3 perse e 2 vinte, il Pescara, insomma, qui vedo l'ultimo appunto pareggio, poi 4 sconfitte di fila. Quindi insomma ci ritroviamo comunque, vediamo che per esempio il Monza, beh certo, sicuramente non era proprio pronosticabile una posizione di questo tipo, anche se sappiamo che il campionato di Serie B nasconde tantissime sorprese, tantissimi intrighi e dubbi allo stesso tempo. E, come si dice, la stagione è lunga, come la Serie A già da qualche annetto, anche la Serie B 38 giornate, quindi c'è un pieno cammino di ritorno e vedremo. Come anche la nostra squadra tifata del Lecce, che è un po' in fase titubante. Bene, io vi saluto a voi tutti, ci vediamo alle prossime occasioni. Domani, molto probabilmente, con il video, spero di riuscire a farlo magari entro il pomeriggio, dalla recensione di NXT, che sarà la puntata pre-takeover Vengeance Day di questa domenica 14 febbraio, domenica speciale San Valentino. Bene, buon proseguimento di giornata a tutte e noi ci vediamo alle prossime occasioni. Ciao!